a volate, cioè esplosioni. In questo modo si poteva procedere di 60-80 cm al giorno quando si lavorava a Ponte Mazzotto, cioè perché la parte difficile e lunga era realizzare i pozzetti da zeppare poi con l'esplosivo. Quando poi si disponeva delle perforatrici la cosa era estremamente vantaggiosa e molto più veloce, però a quell'epoca, nonostante la tecnologia l'avesse già messa a disposizione da tempo, erano attrezzature prima di tutto estremamente ingombranti, secondo costose, terzo adatte all'uso in miniera per esempio e soprattutto difficili da trasportare in queste zone. E quindi oltre ad averne poche si cercava di concentrarle in zone dove l'accesso ai siti fosse più facilitato. Ad ogni modo, questo era un esempio, poi a seconda dei tipi di roccia chiaramente si poteva procedere più o meno velocemente, ma sicuramente qui era molto più difficile scavare nel porfido di quanto fosse lavorare sull'altopiano del Sette Comuni. Adesso qua 30 metri sopra, le vediamo già lì, abbiamo le postazioni della batteria di artiglieria di Ziolera e arriviamo perché meritano due parole.